delle scuole elementari di Bellocchi, che fanno parte del coro Una scuola tra le note a Fano, ad eseguire il tradizionale concerto sotto l'albero in piazza 20 settembre. Ad essere eseguiti brani natalizi e non solo. Il concerto si è tenuto anche per le vie del centro di Fano, con la partenza da Via dei Ciliegi e dei Bambini, per poi cantare in alcuni angoli della città fino ad arrivare al grande albero di piazza 20 settembre. Assieme ai bimbi anche Luca Vagnini, che ha anche cantato il nuovo brano di Natale. Il tutto con la direzione di Giorgio Caselli. Sotto l'albero, preparazione che dura tutto l'anno, per quanto riguarda la parte vocale, per quanto riguarda la parte di Natale, da settembre in poi, quindi non si fa solo la parte del testo, ma anche il perché delle canzoni, perché sono state scritte. Infatti abbiamo presentato anche War Is Over di John Lennon e non diamo per scontato che tutti i bimbi conoscono i Beatles, anzi. Canzoni originali, anche la canzone Natale più scritta apposta per la piazza, un'altra Mille Natali scritta tanti anni fa insieme al maestro Emilio Marinelli per il coro gospel di Cucurano, sempre di Fano, più i classici. Bella anche la partecipazione dei genitori, la sfida, mi piace un sacco la sfida dei bimbi che vogliono poi fare la parte da solista, la preparazione poi per il concerto che faremo a giugno, e quindi la gioia dei bambini e la piazza è sempre bella e accogliente, quindi grazie alla Proloco, grazie a tutti quanti i genitori e grazie ai bambini che sono stati veramente fantastici. Questa canzone è nata per questa occasione, per il Natale di Fano. Quando me l'hanno chiesta, per me è stato veramente un onore e un grande piacere, e ho voluto coinvolgere per l'appunto il coro Fra le note di Bellocchi, perché sono bravissimi, sono diretti da un maestro, Giorgio Caselli, che è eccezionale, ed è stata un'esperienza veramente molto bella. Io spero che la canzone piaccia a tutta la città e anche oltre, e ringrazio davvero tutti, ed è di cuore il mio buon Natale a tutta la città. Diciamo che ho fatto un ascolto di un 200 canzoni natalizie ed è uscito secondo me un po' il mio spirito beat, un po' English, tant'è che alle batterie ho chiamato Tommy Graziani, e quindi ecco, l'ispirazione è un po' quello, un po' il canto pop natalizio. E direi che secondo me è riuscita molto bene, soprattutto con il coro che nei suoi interventi ha veramente impreziosito tutta la canzone.